Prima di sedervi a un tavolo da poker, bisogna imparare il linguaggio. Give him a bad beat so he can go on tilt. You're a master of the English language. Calm down, buddy. Keep going, kid. Shut up, superstar. Conosciamo quindi un po' di termini. Se sentite la parola nuts, vuol dire che avete la migliore combinazione di carte possibile in una mano di poker. Se l'avete, beh, siete imbattibili. Per esempio, dopo questo flop, avreste il nuts con in mano una coppia di assi. E questa sarebbe la mano migliore a questo punto del gioco. Yeah! All cards. Le all cards sono delle carte coperte distribuite a ciascun giocatore in modo che nessun altro possa vederle. Nel Texas Hold'em sono generalmente due. Set. Il set è semplicemente un altro sinonimo di tris. Nel Texas Hold'em si ottiene con le due carte che ha in mano il giocatore più una delle carte comuni. Kicker. Il kicker è una carta utilizzata nel poker in caso di pareggio. Ad esempio, se due giocatori hanno entrambi una coppia, vince quello con la carta spaiata più alta. In questo caso un giocatore ha una coppia di donne e un jack, mentre l'altro ha una coppia di donne e un 10. Vince il giocatore con il jack, perché in questo caso il jack è il kicker più alto. Ricordatevi che una mano di poker è costituita dalle 5 carte migliori tra le carte che avete in mano e le carte comunitarie. Pot, in italiano il piatto, è l'insieme di tutte le puntate dei giocatori. La parola identifica la grande pila di fish al centro del tavolo che i giocatori sperano di vincere.